Salve a tutti! Quest'anno, come saprete, i cinema sono stati chiusi e da molte parti lo sono ancora. I soli nuovi film sono usciti in streaming e quindi quest'anno mi è capitato di vedere più serie che film, cosa che di solito non faccio. Sono tutte serie che ho visto su piattaforme streaming, come Netflix e Disney Plus, visto che non sono proprio uno che guarda le serie che trasmettono in televisione. E visto che non ero interessato a fare un video su ciascuna singolarmente, ho scelto di parlarne insieme nello stesso video. Quindi cominciamo questa recensione. La prima che ho visto è The Mandalorian. Premessa: non sono un fan di Star Wars. A differenza di molte persone, non ho visto i film della saga e non sono interessato a vederli. Per tutti i fan di Star Wars, non sto dicendo che è brutto, solo che non mi interessa. Questa serie dell'universo di Star Wars è uscita qualche mese fa su Disney Plus. Parla di un cacciatore di taglie mandaloriano che nella vita cattura tagli per guadagnare. Un giorno viene incaricato di catturare un essere no noto come il bambino, ovvero Baby Yoda, che decide invece di proteggere dalle grinfie di chi l'aveva incaricato. La serie a me è proprio piaciuta. Si costruisce una sua storia indipendente dai film, pertanto non c'è bisogno di averli visti e conoscerli per seguirla, e la porta avanti. E sebbene ogni episodio racconti una cosa diversa dall'altro, sono tutti legati da un unico filo conduttore. E poi ho gradito anche quanto sia matura e seria la serie. Ho apprezzato il fatto che c'è un mix di generi diversi come fantascienza, avventura e western. Ci sono infatti molti elementi tipici del genere western, come cacciatori di taglie, ex soldati ribelli, combattimenti in stile western e anche l'ambientazione ricca di villaggi sperduti, desolati e luoghi desertici. E anche il fatto che gli eventi avvengano dopo la caduta dell'impero, ma con piccole cellule imperiali rimaste nella galassia, dà l'idea di un western. Come ormai sarà noto anche agli abitanti di Plutone, il protagonista è un Mandaloriano. Di lui per quasi tutta la serie non vediamo mai il volto, sempre coperto al casco. Sappiamo solo che il suo nome è Din Djarin e nel corso della serie scopriremo più cose su di lui e sulla sua cultura, quella dei Mandaloriani, cultura che è stata sviluppata bene e che ho trovato interessante. E poi Mando come personaggio è stato fatto proprio bene. L'attore lo interpretava magnificamente, cosa difficile da fare, visto che non vediamo quasi mai il suo volto, ma che l'attore è riuscito a fare comunque. E poi la serie fa un buon lavoro nella sua caratterizzazione. Pur essendo un guerriero capace di uccidere a sangue freddo, ci viene mostrato che ha un animo buono, qual è il suo credo, perché vuole proteggere il bambino, e verrà anche mostrato il suo passato. E poi non posso non parlare di lui, di Baby Yoda. Non sono una di quelle persone a cui fa impazzire. È adorabile, ma non mi fa impazzire. Lui è il responsabile di molti dei momenti migliori nella serie. E anche il rapporto che si forma tra lui e il Mando era carino e ben fatto. Poi ci sono vari altri personaggi secondari, alcuni di loro sviluppati bene e altri non tanto. In sostanza mi è piaciuto The Mandalorian. Non sarà una serie perfetta, ma è fatta molto bene e a cui penso che darò un 8. Sono contento di averla vista e di aver trovato un prodotto di Star Wars a cui interessarmi. E ora passiamo alla prossima serie. Snowpiercer, una serie Netflix basata sul film di Bong Joon-ho, di cui ho già fatto una recensione. La serie sarà all'altezza del materiale di partenza o no? Diciamo che non è qualcosa di stupendo o bellissimo e che ha una serie di problemi, ma che non fa schifo e mi è piaciuta. La storia è simile a quella del film, però con molte differenze. In un mondo post-apocalittico distrutto da un'era glaciale, gli ultimi umani superstiti vivono su un treno divisi in classi sociali, con i ricchi in testa e i poveri nel fondo. Però il protagonista, Andre Layton, un ex detective che ora viene in fondo, viene chiamato a risolvere un omicidio in testa al treno e lui ne approfitterà per organizzare la rivoluzione. Partiamo da uno dei problemi principali. Questa serie è molto altalenante. Mentre ci sono alcuni episodi interessanti, dinamici e coinvolgenti, ce ne sono alcuni monotoni e pesanti. Poi ci sono alcune dinamiche e sottotrame di cui non mi importava nulla, che non fanno altro che appesantire la storia e che, se non le avessero messe, sarebbe cambiato poco o nulla, e magari gli episodi sarebbero stati più leggeri.
La prima metà della serie è incentrata su una trama crime, ovvero trovare l'assassino, che convince poco e sacrifica l'essenza di Snowpiercer, ovvero le tematiche sociopolitiche. Però c'è da dire una cosa: la serie si risolleva molto negli ultimi tre episodi, che ho trovato molto più dinamici e coinvolgenti. Parliamo ora dei personaggi. La maggior parte di loro è poco interessante o caratterizzata e non si riesce a empatizzare con loro. Se morissero, probabilmente non te ne fregherebbe nulla. Lo stesso protagonista in certi momenti risulta carismatico, mentre in altri no. Pure l'empatia che provi nei suoi confronti è altalenante. La fortunata eccezione è il personaggio di Melanie Cavill, rappresentante della prima classe che gestisce tutto il treno, che risulta essere il meglio sviluppato. L'interpretazione dell'attrice è lodevole e anche la caratterizzazione non è da meno. Ho gradito come viene esplorato il treno. Mi è dispiaciuto che la trama si è incentrata molto meno sul fondo, però ha permesso di esplorare meglio il resto del treno. Vediamo bene come sono le varie classi, la prima, la seconda e la terza, e come ci vivono le persone, anche meglio rispetto al film. Un aspetto positivo della serie è che la storia differisce enormemente rispetto a quella del film. Invece di seguirne una già fatta, ne crea una propria da capo. Ci sono numerose differenze, oltre alla già citata trama crime e numerosi colpi di scena. Già alla fine del primo episodio c'è un colpo di scena inaspettato e nell'episodio finale un cliffhanger ancora meno prevedibile che preannuncia l'arrivo di una seconda stagione, cosa che è stata confermata da Netflix, che ha pure diffuso un primo teaser trailer. In sostanza è una serie che ho gradito, che presenta sia bei pregi che grandi difetti, a cui penso che darò un 7 meno. Non è bella quanto il film di Bong Joon-ho, ma l'ho gradita. E ora passiamo alla prossima serie. Transformers War for Cybertron Trilogy Assedio. Io mi chiedo chi si è inventato questo nome. È lunghissimo. Fai prima a vederne tutti gli episodi a dire il suo nome. Vabbè. Io sono uno a cui piacciono i Transformers, non sono un fan che li ama la follia, ma mi piacciono. E i film di Michael Bay? Se dovessi giudicarli con un pollice in su o un pollice in giù, li giudicherei con un dito medio, perché quei film sono delle cagate. Il primo a parte che, volendo, è anche godibile, e Dinobot del quarto film, che sono fighissimi, anche se purtroppo li hanno sfruttati malissimo, dal secondo in poi sono delle schifezze. I Transformers al cinema hanno fatto cagare finché non è uscito questo film, Bumblebee. Film stupendo che ha dato una dignità ai Transformers, dove non ci sono esplosioni fine a se stesse, una pessima regia o sceneggiatura o cretinate Michael Bayiane, ma una bella storia toccante. E dopo questo lungo discorso cominciamo a parlare di questa serie Netflix. La serie è ambientata interamente sul pianeta natale Transformers. Cybertron, flagellato dalla guerra e sotto la tirannia dei Decepticon comandati da Megatron. Ad opporsi a questo dominio tirannico c'è la resistenza Autobot, il cui leader è Optimus Prime. Le due fazioni in guerra sono entrambe alla ricerca dell'Allspark, un antico artefatto molto potente per poter porre fine al conflitto. Grosso modo è questa la trama della serie, la guerra tra Autobot e Decepticon, di cui si parla nelle altre opere franchise e nei film, però senza che l'abbiamo mai vista. Qua viene sviluppato in modo interessante ed originale, anche perché, a differenza delle altre opere del brand dei Transformers, questa serie è interamente ambientata su Cybertron. Non c'è traccia né della Terra né degli umani. Nei film di quel tizio, purtroppo, gli esseri umani rubavano troppo la scena ai Transformers. Almeno fossero personaggi umani bravi, sviluppati o caratterizzati bene, e invece no, erano insopportabili. Che invece avrebbero meritato più attenzione da parte della storia. Qua invece i Transformers sono interamente al centro di ogni vicenda. Un altro elemento che distingue molto questa serie dalle altre opere brand sono la serietà e i toni cupi. Essendo ambientata durante una guerra, è giusto questo tono serio, cupo e quasi apocalittico. Vediamo come gli Autobot sono stremati al conflitto e faticano a continuare a combattere. Sono sfiniti e vicino al fallimento, mentre lo spaventoso dominio dei Decepticon è sempre più vicino a spazzare via gli Autobot.
E visto che finalmente abbiamo avuto una storia interamente incentrata sui Transformers, questi come saranno stati sviluppati? Secondo me bene. È così che si sviluppano bene i Transformers. Capito Michael Bay, a cui dei Transformers non gliene frega nulla, ma preferisce gli inutili umani? Ci sono molti personaggi e brand, da Optimus Prime ad Ultramagnus e Bumblebee, da Wheeljack a Ratchet, da Megatron a Starscream, e persino alcuni poco conosciuti come Elita One. Ho gradito le molte novità riguardo allo sviluppo dei personaggi. Optimus Prime qua non è il leader carismatico che tutti noi conosciamo, ma uno ancora inesperto che viene spesso messo in discussione dai suoi soldati, e specialmente da Elita One. Bumblebee invece è una specie di mercenario che lavora per il miglior offerente, cercando di sopravvivere. Megatron invece viene raffigurato in chiave dittatoriale. Alcuni personaggi vengono caratterizzati bene e hanno un arco narrativo interessante. Ad esempio, oltre a quelli appena citati, anche Ratchet e Jetfire. Però non tutti, purtroppo, riescono ad avere abbastanza spazio o un proprio arco narrativo. E qui arriviamo ai difetti. La serie è composta da 6 episodi da 22 minuti circa. Però in tutto questo tempo bisogna condensare tutti gli avvenimenti e la serie ne risente. Anche perché ci sono cose che vengono date come per scontate, come se lo spettatore dovesse già saperle, ma non è così. Io, ad esempio, ho alcune conoscenze sul brand dei Transformers, ma non solo molte, e molte cose mentre guardavo non le sapevo. E purtroppo ci sono poche trasformazioni. E già, in questa serie i Transformers si trasformano poco. E sebbene dal punto di vista dell'animazione questa è curatissima per la maggior parte, ci sono alcune animazioni che non ho gradito, visto che in varie scene risultano un po' rigide. E anche alcune voci del doppiaggio non ho gradito. Dai trailer ero spaventato per il doppiaggio di Optimus, ma invece non ne sono deluso. D'altro canto non ho gradito il doppiaggio di Shockwave e Starscream. Ci sono però molti spunti e tematiche interessanti. Parla degli orrori e di quanto sia inutile la guerra, e talvolta rende confuso il confine tra bene ed il male, accennando a come era il passato prima della guerra e mostrando come gli Autobot debbano fare scelte difficili e di come ci siano anche Decepticon che la pensano diversamente dalla dittatura di Megatron. In sostanza, Transformers War for Cybertron Trilogy Assedio è una bella serie ed interessante, anche con qualche difetto, veramente matura, a cui penso che darò un 8. Chissà come proseguirà la serie con i prossimi capitoli. C'è una cosa che continuo a chiedermi. Stavolta quel poveraccio di Cliffjumper si salverà o no? In questa serie appare una manciata di secondi su uno schermo, mentre sta succedendo un casino e non si sa se muore. Cliffjumper è già morto nella serie Transformers Prime, nel primo episodio, dopo pochi minuti dalla sua apparizione. E per di più viene poi trasformato in uno zombie. E nel film Bumblebee viene diviso in due dai Decepticon. Basta bullizzare Cliffjumper. Per una volta non uccidetelo. Per favore. Poveraccio. E queste sono le mie opinioni su queste tre serie. A luglio è pur uscita la seconda parte della quarta stagione di Rick e Morty, ma non ne ho parlato per un semplice motivo. Rick e Morty è così bello che non può apparire un video non dedicato a lui. Si merita un video intero dove ne parlo. Prima o poi mi piacerebbe farlo. Non so quando, però vorrei. Se vi è piaciuto il video, mettete like, cliccate sulla campanellina degli avvisi e iscrivetevi. Noi ci vediamo la prossima volta con un altro video. Ciao!